Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Negli scorsi video delle fondamenta del dungeon abbiamo parlato di quale sia l'importanza degli incontri e di quale sia l'importanza delle scelte all'interno di una quest da parte dei giocatori. Ed è probabile che nei prossimi video andremo a parlare di altri argomenti relativamente complessi legati al tema delle scelte. Quindi, prima di proseguire oltre, è giunto il momento di parlare di cosa siano le scelte da parte dei giocatori e di quale sia la loro importanza all'interno della quest. Praticamente tutto all'interno di una campagna di gioco di ruolo, anche solo di una singola quest, è una scelta da parte dei partecipanti, che sia il master che siano i giocatori. Voi come master dovete scegliere quale sarà il percorso che i giocatori dovranno fare, quali saranno i PNG, dove staranno questi PNG e perché faranno quello che faranno, e al contempo i giocatori dovranno scegliere come seguire il percorso della linea narrativa, cosa fare con i loro personaggi, cosa far fare ai loro personaggi. Queste scelte possono variare da questioni profondamente drammatiche sulla natura stessa del comportamento dei personaggi e quale sia la loro relazione con il mondo di gioco, a cose molto più banali come: è meglio che ci accampiamo qui o proseguiamo, e ammazziamo gli sgherri del malvagio barone o cerchiamo di passargli attraverso. La possibilità di eseguire scelte praticamente illimitate in tempo reale è proprio la caratteristica principale del gioco di ruolo ed è quello che lo differenzia dagli altri media narrativi. Per quanto un videogioco possa essere interattivo e possano essere teoricamente anche un libro o un film, non si tratta mai di una vera possibilità di scelta, si tratta solo di poter seguire una delle scelte che sono già state fatte preventivamente per noi da chi ha sviluppato l'opera. Per quanto però maggiore sia la possibilità di scelta, maggiore sia l'intrattenimento che si ottiene dalla quest, maggiore sia la gratificazione che si ottiene a giocarla, non sarà mai possibile né per il party né per i giocatori avere realmente accesso a delle scelte totalmente illimitate. L'esistenza stessa di un sistema di gioco limita le vostre possibili scelte a quelle presenti all'interno del regolamento di quel sistema. Non potete giocare un elfo mago se state facendo una campagna di cyberpunk, perché in cyberpunk non esistono né gli elfi né la magia. Allo stesso modo, il fatto che giocate con altre persone limita le vostre possibili scelte solo a quello che è probabilmente apprezzabile sia da voi che dalle altre persone insieme a cui state giocando. Non credo ci sia bisogno di fornire altre spiegazioni in merito. Oltre queste limitazioni oggettive, esistono anche limitazioni soggettive che voi come master potete inserire per esigenze di quest ed esigenze di trama. Ne abbiamo già parlato sul video del Railroad, ve lo linko qua sopra. Però, per farla breve, voi come master potreste dover inserire delle situazioni che i giocatori debbano in qualche modo manipolare per poter prendere una determinata decisione. Ad esempio, i giocatori non potranno dichiarare di aver trovato l'assassino fino a quando non porteranno a termine la quest che gli permette di scoprire chi è l'assassino. Se da parte vostra come master è legittimo inserire delle limitazioni alle possibilità di scelta del party perché questo vi permette di far funzionare la trama e di renderla più interessante per il party stesso, esiste però una quantità limitata di imposizioni che potete mettere di fronte al party prima che il gioco smetta di essere un gioco di ruolo e diventi semplicemente una forma di racconto scarsamente interattivo.
Dove finiscono quindi queste opzioni? Quali sono effettivamente i limiti della possibilità di decisione da parte del master? Nella pratica i vostri limiti sono due, possiamo dire un limite verso l'alto e un limite verso il basso. Il primo limite possiamo dire che è quello delle scelte insignificanti. All'interno del gioco, man mano che la storia va avanti, sia ai giocatori sia a voi come master, verrà scelto di prendere delle decisioni che in realtà hanno un impatto del tutto trascurabile su quella che è in realtà la linea narrativa. Se i giocatori decidono di sparare ai predoni con la pistola invece che col fucile, se decidono di entrare dal portone principale invece che dalla porticina sul retro, se fanno esplodere il muro invece che scavalcarlo, tutte queste scelte potrebbero avere un impatto sulla questione momentanea del gioco, ma in realtà, per quanto riguarda la storia e lo suo sviluppo, sono fondamentalmente indifferenti e trascurabili. Quello che interessa a voi è che i giocatori sconfiggano i nemici, entrino nello stabile e superino il muro, non come lo fanno. Ovviamente un approccio diverso a un determinato incontro potrebbe avere delle conseguenze diverse nell'immediato. Il party che entra facendo saltare in aria la porta e sparando all'impazzata su tutti quelli che vede, probabilmente avrà degli incontri molto più duri e farà molto più clamore rispetto al party che entra di soppiatto alla porta sul retro e uccide tutti i nemici in stealth fino ad arrivare al boss. Però normalmente, per quanto riguarda voi e la vostra storia, quello che vi interessa è che alla fine i nemici siano stati uccisi e il boss sconfitto o rapito o quello che è. Che il party abbia fatto rumore per farlo o non l'abbia fatto, in realtà è più che altro una questione di flavor. Trattandosi fondamentalmente solo di cambiamenti estetici da parte dei giocatori e non di cambiamenti che vanno a influenzare realmente la logica della campagna, voi non dovreste mai intervenire in questo genere di scelte. Non ne ricaverete niente perché a voi non cambia assolutamente nulla per la gestione della campagna e non farete altro che causare del risentimento da parte dei giocatori totalmente inutilmente. Se le scelte insignificanti sono il vostro limite verso il basso, le scelte estremamente significative sono il vostro limite superiore. In questa categoria ricadono tutte quelle scelte che il party è chiamato a fare che vanno a influenzare pesantemente la linea narrativa della campagna perché vanno a esplorare il tema della campagna stessa. Ne abbiamo parlato nell'ultimo video delle fondamenta del dungeon, ve lo lascio linkato qui da qualche parte. Ma come si è detto, la discussione dei temi è appannaggio dei giocatori. Voi come master potete soltanto porre le domande, non fornire le risposte. Di nuovo, se i giocatori dovessero decidere di ripudiare la loro fazione e allearsi con il loro antagonista, questo sicuramente sarebbe una scelta molto influente per quanto riguarda l'andamento della trama e probabilmente porterebbe sia la narrazione che il tema ad andare a esplorare delle zone sicuramente inaspettate. Questo però è esattamente il bello del gioco di ruolo ed è il diritto dei giocatori prendere questo tipo di decisione, per quanto possano scombinare totalmente i piani che voi vi eravate fatti. All'interno di questa categoria rientrano anche tutte le decisioni che i giocatori prendono per quanto riguarda i loro personaggi, sia a livello meccanico che a livello di sviluppo di trama e reazione agli eventi che gli vengono proposti in trama. Non potete mai in nessun modo interagire con lo sviluppo dei personaggi, quella è una cosa che riguarda totalmente i giocatori. Allo stesso modo, i giocatori non possono mai intervenire in nessun modo nello sviluppo dei vostri PNG. Ovviamente, non poter interferire con queste decisioni vi porterà inevitabilmente a scontrarvi con dei problemi nella gestione della linea narrativa. Ogni volta che i giocatori faranno qualcosa di inaspettato, voi dovrete
rivedere tutto quello che avete programmato per adattarlo alle nuove scelte dei giocatori. Ehi, nessuno ha mai detto che fare il master sia un mestiere facile. Ci sono comunque dei trucchi che potete utilizzare per non cadere totalmente dal pero e riuscire a mandare avanti la campagna nonostante i giocatori rischiano di farla deragliare a ogni singola decisione importante che prendono. Ci dedichiamo un video, se riesco, già la prossima settimana, perché questa è una cosa importante. Per questo video invece è tutto, spero che vi sia servito, spero vi abbia fatto riflettere un po' meglio su quali siano i doveri del master e soprattutto quali siano i limiti del suo potere quando si tratta di andare a influenzare le scelte del gioco. Avremo modo di ritornare su questo argomento nei prossimi mesi con i prossimi video, però non ho ancora scritto niente, quindi non voglio fare troppe premesse. Nel frattempo voglio sapere da voi cosa ne pensate a riguardo, se vi attenete a queste regole stringenti, se non limitate nulla, se limitate di più, se limitate di meno e perché lo fate, o come si comportano i vostri master nel caso voi non siate i master. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi le prossime uscite. Io sono il Master Kae, noi ci rivediamo al prossimo video.